In casa Virtus Francavilla c'è voglia di dimenticare in fretta la figuraccia rimediata domenica contro la Casertana. Tre gol subiti e una sconfitta che brucia tanto perché rimediata contro una squadra che mai aveva ancora vinto in questo campionato. Una sconfitta che brucia però soprattutto perché ha interrotto la serie di risultati positivi in casa biancazzurra rimediati contro Potenza e Monopoli e che sembravano avessero finalmente scacciato via le energie negative in casa imperiale. Adesso però bisogna pensare già al match contro la capolista Ternana che proprio domenica scorsa ha rifilato ben 5 gol sul campo della Cavese e comanda il girone C in solitaria con 21 punti in classifica. Intanto mister Trocini dovrà fare i conti anche con la formazione che vede assente lo squalificato Del Vino. Insieme a lui assente certo ci sarà anche Marino, ancora in via di recupero. In difesa quindi spazio a Panbianchi che potrebbe giocare al centro della difesa con Caporale sulla destra e Sparandio sulla sinistra. La buona notizia riguarda invece Zenuni che ha scontato il turno di squalifica e torna a disposizione. In attacco spazio a Perez, che aveva tanta voglia di riscatto nella giornata no vissuta domenica, con uno tra Mastropietro ed Ekuma che affiancherà il bomber mesagnese.